Quante volte ci capita di assistere anche nella vita quotidiana di tutti i giorni o dalle cronache che leggiamo sui giornali a casi in cui le persone si trovano umiliate controvoglia a seguito di uno scandalo, di una lite o di un fatto increscioso? E quante volte accade che le persone sono incapaci di sopportare il peso di questa vergogna sociale e al limite di darsi la morte pur di togliersi questo peso? Eppure se sapessero che ciò che viene umiliato è solo un guscio e non il nocciolo, non si darebbero così tanta pena per la loro immagine esteriore. Ecco dunque che la pratica della umiliazione, tutt'altro che essere solo appannaggio di qualche sparuto monaco d'altri tempi, diviene e può diventare un esercizio mentale per tutti noi contemporanei. In fondo, la vita di tutti è sottoposta a prove, a situazioni di disagio, di disgusto, che spesso e volentieri però si precipitano addosso a noi contro il nostro volere e lontane dalla nostra aspettativa. Chiunque può diventare un mistico, semplicemente anticipando volontariamente quello che comunque può capitare nella vita. Anziché una umiliazione passiva, la trasformiamo in umiliazione attiva, divenendo in qualche modo capaci di controllare il nostro stato psichico, di dominarlo, anziché da lui essere dominati. In fondo, le grandi imprese dell'uomo, anche le più distanti dalla religione, sono imprese che comportano sacrificio, rinuncia, tribolazione e quindi in una certa misura una umiliazione volontaria. Si pensi allo sport, all'alpinismo, solo per fare un esempio. A che pro lottare, fare fatica, rischiare di farsi male, avere paura, soffrire in una impresa sportiva? Questo è un sottoporsi volontariamente a una situazione di disagio, ma che comporta poi un bene più grande, una rinascita più alta. Anche nelle realizzazioni della nostra vita ci mettiamo in gioco. Sappiamo che possiamo cadere, fallire, piangere, ma poi, quando riusciamo a realizzare un sogno, ecco che ci vediamo esaltati da umiliati che eravamo. Non dobbiamo quindi pensare che la pratica della santità e della mistica sia lontana dalla vita di tutti noi e dalla nostra contemporaneità. La mistica è un modo di sentire, di ascoltare la nostra piccolezza, che come per miracolo diventa anche la nostra grandezza. Fare nella vita di tutti i giorni cose che non ci piace fare per poi sentirci rafforzati nei nostri propositi, lasciare stare le frivolezze per qualcosa di più essenziale, misurare le parole, le intenzioni, essere gentili nonostante le perfidie ricevute, tutto ciò, io penso, sia l'eredità dei grandi santi che ci hanno preceduti. Insultati benediciamo, perseguitati sopportiamo, calunniati confortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo, il rifiuto di tutti. Ecco il senso della parola mortificazione.